svanire. Grazie. Le streghe o le fate per poi sconfinare. Non toccare. Non ti piacciono veramente? Non le preferisco. C'è un vecchio che in segreto canto in città. Buongiorno. Alessia, aspetta, aspetta, c'è il posto. Eccole qua. Grazie. E la bambina come mai stamattina non è andata a scuola? No. Ah, sta sopra con la mamma? Sì. Ma che bella bambina. Somiglia tale e quale alla mamma. Anche se di solito le femmine assomigliano al papà. Mm. Ma a te non te l'assomiglia proprio per niente, eh? E come mai? Vabbè, questo sarà il nuovo della chat. Chiedigli come si chiama. Come ti chiami? Ehi! Ehi! Ciao. Hai dato un'occhiata al libro che ti ho dato, che ne pensi? Sì, il libro, sì, mi sembra molto interessante, anche se non ho avuto ancora tempo per finirlo. Però magari in questi giorni... Figurati, lo dicevo così per dire. Puoi tenerlo quanto vuoi, anzi, se vuoi una di queste sere ci possiamo vedere per parlarne. Va bene, magari, poi ci sentiamo. Che hai da fare stasera? Io vado al locale di Filippo, magari possiamo bere qualcosa insieme. Guarda, mi dis... Sì, sì, ci vediamo lì, ok? Alle 9. Ok. Ciao. Alle 9. Filippo. È possibile che una settimana che non riusciamo a stare un po' da soli, manco sto cazzo di locale fosse il tuo. Fabrizio, ma ripeti sempre le stesse cose, che palle! Ma perché tu fai sempre le stesse cose? Qualche anno fa facevi lo stesso lavoro, ma non eri così presa. Io vorrei sapere cos'è cambiato. Non è cambiato nulla! Voglio semplicemente bene ai ragazzi. E non me la sento di lasciare Carlo a fare tutto da solo. Ecco, Carlo, è proprio lui il problema. Lo sapevo. Tu non puoi capire perché non è cresciuto due figli da solo. Due figli di cui un autista. Ok, e spiegamelo tu. E spiegami perché proprio tu devi fare da mamma a questi ragazzi. Forse è compreso nell'ora di straordinario. Fabrizio, fai una cosa. Anzi, non fare niente. Quello che hai detto è già abbastanza. Dai, Marta. Senza fare storie, che sono già in ritardo. Ma io non ci voglio andare dal nonno. Non posso restare qui. Mica sto da sola. No, ho detto di no. Ma è possibile che ogni volta dobbiamo ripetere sempre le solite cose? Ah, qui ognuno ha i suoi impegni. Tieni, muoviti, forza. Sì, sì, ho capito. Ma nella matriciana non ci vuole la pancetta, ci vuole il guanciale. Ma il guanciale è troppo grasso. E poi a Caro non piace. Preferisce la pancetta. Uè, e tu dovresti saperlo. Oh, vabbè, anche se a Carlo piace con la pancetta, nella ricetta originale c'è il guanciale. Quindi ci metti il guanciale. Sai che ti dico? Vai dentro. E cucinatela tu. Sì, ti dico che ieri sera l'ho vista uscire dal palazzo a 12:25. Era proprio lei, Simona. Ieri è andata a buttare l'immondizia e l'ho pure salutata, che quasi quasi lei ha fatto pure finta di non vedermi. E miei ragazzi vanno a letto a quell'ora. Va bene, sì, sì, poi ti faccio sapere com'è venuto. Va bene, ciao, ciao, ciao. Serve qualcosa? No, no, grazie. Mio padre è sempre in ritardo. La mamma pure è in ritardo. Io sono in ritardo. E qual è il problema? E non ti preoccupare, tu la bambina lasciala qua. Si fanno compagnia lei e Mirka, anzi, chiama tuo padre, il nonno, e digli di non venire proprio. Poi quando viene il papà io ce la lascio a lui. Va bene, dai. Tanto sta a momenti. Grazie. Prego. Ora che facciamo? Io devo colorare i pianeti per il compito di scienza, mi aiuti?
usa il bagno, per favore, signora? Signora? Scusi, signora? 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 Papà, devo fare pipì. Vi chiedo scusa. È una chiara. Federica e Poli. Ciao, ci fai portare delle patatine? Sì, sì, patatine, Federica. Sì, sì. Mi piace parlare con te, ma qualche sera perché non mi porti al cinema? Eh sì. E che film hai visto? Chiedevo a te se mi portavi al cinema. Scusami. Senti, Federica, io e te dobbiamo parlare. Se il cinema è un problema, va bene anche una partita al bowling. No, 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 il problema non è né il bowling né il cinema. Sono io. No. Sono io. Ah. Cioè? Dai, Marta, andiamo. Ma io gliel'avevo detto a vostra figlia che Marta poteva rimanere qua fino a che non arrivava il papà. No, la ringrazio, per il disco portarla da me. Come volete. Mirko, mi dispiace, me ne devo andare. Va bene, allora continuo da solo. Andiamo. A volte ci sono delle cose che non vogliamo dire, oppure non sappiamo come dirle, perciò facciamo confusione. Io penso che se una cosa è vera ed è importante, bisogna condividerla, altrimenti poi manca un pezzo.